Mariano, non per enfatizzare, insomma, complimenti per la prova. Castelli in Cima ci voleva in una gara difficile e delicata come questa, l'uomo giusto al momento giusto. Mariano Arini sta dimostrando di esserlo soprattutto nei momenti topici. Allora, oggi siamo contenti perché è una vittoria che abbiamo cercato, volevamo per chiudere in bellezza l'anno. E poi per quanto riguarda i gol, un ringraziamento va anche ai compagni che ti mettono in condizione di fare gol, specialmente nel secondo che Gigi Castaldo mi ha messo una palla da spingere solo dentro, quindi il merito è di tutta la squadra. Merito tuo perché ci hai creduto, tutti e due gol. Sì, io ci sono andato, la palla è arrivata, il merito va diviso equamente per tutti. Sì, sì, no, è chiaro, bisogna sempre arrivarci poi e crederci, però poi bisogna anche che la palla ti arrivi al posto giusto, al momento giusto, quindi... La sostanza che sei ginocchiata davanti alla curva sul destino, una specie di inno, cioè uno sfogo per la partita che era dura, giusto? Sì, vabbè, la curva è spettacolare, fare gol sotto quella curva è una soddisfazione immensa. Poi era un gol che poi poteva risultare decisivo, come poi è stato, quindi la soddisfazione è doppia, diciamo. Ecco Mariano, però è cambiato un po' anche la tua posizione rispetto alle ultime apparizioni. Al di là dei rigori, li abbiamo visto spesso nell'area di rigore. Con l'assenza di D'Angelo sei stato prima a prendere il centrocampo in posizione centrale, poi successivamente un po' più in fase offensiva, una posizione questa. Sì, oggi ci siamo invertiti, io ed Eros, ha giocato lui basso, io da mezzala, quindi in quella posizione è chiaro che posso inserirmi di più rispetto a quando gioco davanti alla difesa, ma noi siamo a disposizione del mister, in base alle partite facciamo quello che ci chiede, quindi non c'è problema. Hai una dedica per tutta l'occhietta? La dedica è sempre la stessa, la mia famiglia, mia moglie e poi vabbè, alla piccolina che arriverà a febbraio che mi sta dando forze nuove. Ma non sei d'accordo comunque che nel primo tempo avete sofferto un po' di confusione, avete sofferto le ripartenze, qualche passaggio di troppo sbagliato, un po' subire il segno del padre, nel secondo tempo è stato proprio tosti, ragazzi, avete proprio dimostrato che potevate vincere a tutti i costi. Sì, è vero, il primo tempo il Padova ci ha messo in difficoltà, però bisogna anche tener conto che ci avevano tanta qualità, specialmente dalla metà campo in su, quindi secondo me non meritano la classifica che hanno. Poi è chiaro, il secondo tempo siamo venuti fuori alla grande, anche fisicamente, penso che abbiamo meritato assolutamente di vincere. Senti Mariano, ma un allenatore esperto come Monti ha detto che la vedete mette soggezione in campo, eppure ci sono tanti di voi che non hanno mai fatto la B, tu, D'Angelo, Vizzo, Vittante, qual è il segreto? Cioè, com'è possibile che una squadra a fine così inesperta della categoria per tanti giocatori, per tanti elementi, trasmetta agli avversari soggezione? Ah, sono un po' le nostre magari qualità di essere una squadra molto aggressiva, molto, che ha uno spirito combattivo, quindi magari possono essere queste le cose che mettono in difficoltà gli avversari. Poi giocare davanti a 10.000, penso che quello già di per sé mette soggezione agli avversari, quindi penso sia un po' un mix di tutte queste cose, diciamo. Niente in carriera? Non ho capito. Niente in carriera? Questa è la seconda, ho fatto una con la Versa al Melfi, in C2 però, questa è tutta un'altra cosa. Mariano, l'anno scorso di questi tempi eri con l'Andrea, stavi pensando ai play-out di prima divisione, ora ti ritrovi terzo in classifica, una doppietta, 4 gol in Serie B, che cos'è, un sogno? È stato un 2013 fantastico per me, sotto tutti i punti di vista, sia professionali che personali, perché comunque arrivare all'Avellino, vincere il campionato, poi mi sono sposato, l'arrivo della bimba, il terzo posto, i gol, tutto fantastico, diciamo. E per il 2014 Mariano? 2014 il primo sogno nel cassetto è arrivare a 50, ancora? Ne mancano 13 ancora. Poi dopo vediamo. Sai che la quintultima è 16 punti sotto la partita?
Sì, lo so, ho visto la classifica. No, vabbè, è chiaro che ci fa piacere essere lì. Puntiamo quanto prima possibile a metterci in salvo, poi dopo è chiaro che sognare non costa niente. Mi sembra che sia del 87. Sì. Ora, io sono uno di quelli che lamenta sempre questa scarsa attenzione, soprattutto da parte delle società di Serie A rispetto ai nostri ragazzi italiani. Poi un giocatore come te, che sa fare entrambe le fasi, che sa tirare anche dai 20 metri e ha anche il gol nel suo DNA, quanto si vede, poi ad Horas langue ancora in Serie B, rispetto per la categoria ovviamente. Come ti spieghi questa scarsa attenzione e perché tu a 26 anni non hai avuto ancora la grande chance? Credi di non aver giocato bene le tue carte oppure ritieni che appunto nei tuoi confronti ci sia stata una colpevole scarsa attenzione? Nel calcio diciamo che la controprova non ci sarà mai. Io sono partito da molto lontano, dalla Serie D, quindi la scalata è stata dura, è stata difficile. È chiaro che magari adesso i giovani sono un attimino più privilegiati perché partono già da categorie più alte. Io sono partito dalla D, le ho scalate tutte e questa è una soddisfazione per me doppia, perché ritrovarmi a 26 anni in Serie B con l'Avellino, terzo in classifica, per me è una grande gioia. Io non guardo a quello che poteva essere, a quello che guardo adesso, il momento è questo qua, io mi vivo queste emozioni, queste sensazioni, poi quello che verrà lo aspettiamo, siamo qua. Sì, c'è sempre tempo. No, io mi sento ancora molto molto giovane, quindi non c'è problema. Lavoriamo sempre per migliorare, poi auguri da parte della stampa. Auguri a tutti di buon anno, auguri.